Nonostante le ristrettezze economiche legate al momento, il Comune di Teramo ha presentato un ricco cartellone di eventi per il Natale dal titolo Storie da raccontare, il quinto della Giunta Comunale d'Alberto. Eventi a 360 gradi che saranno possibili grazie alla sinergia con le associazioni del territorio. La prima data da segnare è quella dell'8 dicembre, quando verranno accese in città le luminarie che trasformeranno il centro in una città salotto, illuminata a festa nel periodo natalizio, che possa accogliere i propri abitanti e visitatori, comunicando ai primi un profondo senso di appartenenza alla comunità e a tutti la meraviglia del centro storico. Le amministrazioni devono sostenere il territorio proprio perché ci sono diverse difficoltà, siamo noi a dover investire di più in qualche modo per sostenere tutte le attività economiche innanzitutto, ma il Natale della Mano va oltre i singoli settori, il Natale della Mano è un modo di vivere la comunità teramana, ripresentiamo la nostra città salotto con i nostri lampadari appesi che sono pensati e costruiti per la nostra città, quindi anche con progetti esclusivi e poi ecco, con un'offerta di eventi che continua a crescere e questo è un segno molto molto positivo perché il lavoro che facciamo con tutti gli altri enti, che ringrazio, è un lavoro proficuo che ci permette poi di presentare eventi di questo tenore. Tra le date clou il 20 dicembre i Tiro Mancino e il 2 gennaio Max Pezzali. Manca ancora l'annuncio del big del concerto di fine anno, anche se probabilmente sarà il 1 gennaio. Spezzali è tornato attività da circa un anno e siamo riusciti in qualche modo ad agganciarlo, abbiamo avuto la sua risposta positiva. Quindi il 2 gennaio sarà un evento che è paragonabile ma anche superiore probabilmente a quello dell'Elite FIBA. Vivremo un momento molto forte come città di Teramo, ma anche il primo avremo un grandissimo artista che annunceremo nelle prossime ore, che arriverà in Piazza Martiri con un concerto gratuito. Quindi praticamente dal 29 di dicembre, quando ci sarà una serata di Teramo Jazz, avremo 5 serate consecutive di grande musica nella città di Teramo.